Questa sera ricetta per il Venerdì Santo. Questa sera una ricetta che potremmo utilizzare per il nostro Venerdì Santo, visto che non possiamo mangiare la carne. Ovvero faremo un'orata in crosta di patate e rosmarino con una caponatina, una simil caponatina di verdure. Qui ho semplicemente messo dei peperoni, zucchine, un po' di sedano e cipolla rossa. Qui ci sono le melanzane, con un po' di farina. E qui ho un po' di pomodorini. Andiamo a vedere come fare questa ricetta. Iniziamo sfilettando la nostra orata. Ok, userò un filetto solo. Se non avete una pinza, aiutatemi con un cucchiaino per togliere le spine. Una volta tolte le nostre spine, andiamo a tagliare i filetti in tre parti. Proprio così. In una teglia con carta da forno andiamo ad aggiungere un po' d'olio leggero e ci adagiamo i nostri filetti sopra. Con un pelapatate che fa la julienne andiamo a prendere la parte con la buccia. Se avete una mandolina va bene lo stesso. Ok, pronte le nostre patate, andiamo a prendere un po' di rosmarino, solo le fogliette, e lo andiamo a tagliare con il coltello. Mettiamo sulle patate. E aggiungiamo un bel filo d'olio, un po' di pepe, un po' di sale. Ok, tutte le nostre basi sono pronte, adesso possiamo andare in cottura. Mettete un goccio d'olio extravergine d'oliva in padella e andiamo a calare le nostre verdure. Perché non le melanzane qui? Perché le melanzane andranno fritte. Una volta che sono andate un po', le melanzane sono quasi pronte, andiamo ad aggiungere i pomodorini. Asciugatele un po' e andatele a mettere insieme al restante delle verdure. Poi aggiungiamo un goccio d'aceto che darà un po' d'acidità e lascerà le nostre verdurine belle croccanti e dopo un pizzico di sale, senza esagerare. Ok, mentre la nostra caponatina finisce la cottura, andiamo a coprire i nostri filetti di orata con le patate che abbiamo fatto prima. Mettiamo in forno ventilato a 200 gradi per circa 7-8 minuti, il tempo che le patate diventino croccanti. La nostra orata è quasi pronta, cominciamo a formare il piatto. Quindi facciamo 3 mucchietti di caponata. Eccoci, vedete le nostre patatine sono belle croccanti. Ora che faremo? Andremo a prendere i nostri filetti e li andremo ad adagiare sulla caponatina. Andiamo a mettere un goccio d'olio d'oliva e il gioco è fatto. Filetto dorata in crosta di patate su caponatina di verdure. Un bacio a tutti!